Bella ragazzi, io sono Canos, nuovo episodio di È solo lunedì, la serie dove cerco di non farvi pensare al fatto che sia iniziata una nuova settimana. Oggi vediamo qualche curiosità sul mondo del gaming. Il gioco Super Mario Bros. Nel 1985 pesava solo 40 kilobyte. Esiste una malattia chiamata sindrome di Tetris che affligge le persone che dedicano tanto tempo e attenzione ad un'attività. Queste persone hanno allucinazioni e sogni sull'attività svolta. Molte biblioteche americane mettono sui propri scaffali dei videogiochi sperando di riuscire a portare più adolescenti al loro interno. Come risultato ottengono non solo più adolescenti dentro le biblioteche, ma anche molti più libri in uscita. Chiunque abbia giocato ad una versione pirata di Halo 3 ha avuto il proprio account bannato da Xbox Live fino all'anno 9999. Videogiocare può essere una cura più efficace alla depressione che andare da uno psicologo. Due adolescenti canadesi involontariamente oltrepassarono il confine con gli Stati Uniti alla ricerca di Pokémon. In Russia esiste una statua di granito a forma di palla che qualcuno in modo anonimo ha pitturato come una Pokéball. Alcune chiese diventate Pokéstop offrono acqua e un posto dove sedersi ai cacciatori di Pokémon. Un uomo di 46 anni picchiò un ragazzino di 13 anni dopo averlo cercato perché lo uccideva troppe volte su Call of Duty. Ah, Shigeru Miyamoto, l'ideatore di Super Mario Bros. E Donkey Kong, non è più permesso andare a lavoro in bici, perché la sua sicurezza è troppo importante per la Nintendo. Il gioco per smartphone, Send Me to Heaven, invoglia i giocatori a lanciare il proprio telefono più in alto possibile. I creatori dichiararono di averlo creato con la speranza di distruggere più iPhone possibili, e per questo il gioco venne bannato dall'Apple Store. Un creatore di videogiochi mise dentro ad un gioco la propria proposta di matrimonio. La sua ragazza si rifiutò per anni di giocare a quel videogioco, ritardandone così il matrimonio. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero come sempre di avervi fatto iniziare la settimana con un sorriso. Io sono Canos. Bella. Oggi vediamo qualche curiosità sul mondo del gaming. No, ho sbagliato. Molte biblioteche americane mettono sui propri In Russia esiste una statua di granito. Culo. Granita. Esiste una statua di granito a forma di palla che qualcuno in un permesso andare a lavoro in bici perché la sua perché muovi invoglia i giocatori